Gentili telespettatori, buonasera, grazie per essere con noi. Abbiamo ripreso le trasmissioni in diretta e siamo a, come potremmo dire, facciamolo dire al nostro ospite, il direttore del Dipartimento di Psichiatria della ASL, CN1, dell'ASL Santa Croce Carle. Basta, Francesco Risso. Guardatelo bene, perché Francesco Risso, non so se poi il nostro regista, che ringraziamo come sempre, magari ci farà vedere un'immagine di una trasmissione di 10 anni fa in cui era presente Francesco Risso, ragazzino, Mario Bosonetto, direi anche lui ragazzino, con la barba. Salutiamo Mario, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Io un pochino meno diversamente giovane. E poi tutti i colleghi. E poi c'erano tanti colleghi che io vorrei ricordare, che hanno fatto la storia della psichiatria. Psichiatra cuneese Alberto Sibilla, il nostro amico Beppe Gazzera, Giuseppe Gazzera Savigliano, Caterina Vecchiato, che era direttore della struttura complessa primario dell'ASL Santa Croce Carle, che poi è andata a finale e adesso è andata in pensione, ce l'hai detto poco fa. Ebbene, cosa ricordiamo? Ricordiamo, allora era l'inizio di dicembre, adesso siamo più vicini, domenica 13, hanno fatto 40 anni di uscita della legge Basaglia, legge per intenderci che ha sancito la chiusura dei manicomi, quindi è finito il regime cosiddetto manicomiale, quello che aveva caratterizzato per secoli, no? Per molti secoli, la gestione della malattia mentale. Adesso poi vedremo con il dottor Risso di precisare meglio alcuni aspetti di quella che era la malattia mentale, di quella che è oggi la malattia mentale. Anche allora, 10 anni fa, facemmo, mi auguro, con voi, con alcuni di voi, con molti di voi, il punto della situazione, ci proponiamo di farlo oggi, a distanza di 10 anni e a distanza di 40 anni. Questa sera io sono, come sempre in questi circuiti ormai, il più in là negli anni, e posso dire che io c'ero, nel senso che ho fatto i cortei con l'allora Associazione per la lotta contro le malattie mentali, che era sostenuta molto dal Partito Radicale di allora, ma era, direi, una cosa. Ricordo la frase di Francesco Risso, che aveva detto 10 anni fa, era stata una cosa ecumenica questa, tutti i partiti politici italiani erano d'accordo per affrontare questo tema. Si chiama legge Basaglia perché lo psichiatra di Trieste Basaglia fu lo sperimentatore, l'iniziatore di una serie di esperienze che viaggiavano un po' sulla falsa riga di Qualcuno volò sul nido del cuculo, il famoso film interpretato da Jack Nicholson, che allora era un film proprio straordinario, formidabile, l'avevamo visto tutti insieme, l'associazione era andata a vederlo. Ecco, allora avevamo fatto una certa pressione popolare, i giornali ci avevano anche aiutato, e nonostante le perplessità si erano chiusi i manicomi. In allora io chiesi 10 anni fa a Francesco e agli ospiti, con luci e ombre, e anche stasera direi che potremmo parlare un po' di luci e ombre. Tanto vuoi dirci, Francesco, cos'era la malattia mentale un po' nei secoli? Beh, dunque, intanto ringrazio per l'invito, saluto i telespettatori che ci ascoltano. Beh, dunque, fino alla promulgazione della legge del 13 maggio 78,
diciamo, io dico assistenza, ma la reclusione, diciamo, di questi pazienti, che non erano solo i pazienti psichiatrici, tra virgolette, che poi se volete approfondiamo ancora, ecco, ma erano anche pazienti affetti da handicap fisico e mentale, erano pazienti tendenzialmente poveri e quindi abbandonati. E come, come sapete, credo, in, in base a una legge che io ho definito infame del 1904, in cui bastava, diciamo, il pubblico, cosiddetto pubblico scandalo, per essere internato definitivamente nell'ospedale psichiatrico e quindi stare 10, 20, 30, 40 anni in ospedale psichiatrico. Ecco, dove, la formula era, dove, la formula era pericoloso sia agli altri, di pubblico scandalo, o di pubblico scandalo. Di pubblico, ecco, capite che questa legge poteva essere purtroppo interpretata e utilizzata in maniera terribile. E quindi poi ecco, è da specificare questo, che lì non c'era nessun tipo di cura all'inizio, fino all'avvento della psicofarmacoterapia. Per cui erano soggetti che diciamo, avevano subito e subivano violenze continue. Una delle violenze più, diciamo, più conosciute era il cosiddetto elettroshock, ma era un elettroshock punitivo, per cui si veniva applicate queste scosse di elettroshock, per esempio, alle parti intime, in seguito magari a un piccolo problema comportamentale. Bastava avere che un paziente avesse un piccolo problema comportamentale e venivano a scopo punitivo inflitte queste indicibili. Ti posso interrompere, Francesco, per chiederti, ma c'è mai stata evidenza del fatto che le scosse elettriche, l'elettroshock, avesse anche degli effetti in altre circostanze magari positivi? Sicuramente, sì. Sicuramente in certi ambiti, ancora adesso, ancora adesso, poi in Italia c'è sempre un po' di ideologia, in certi aspetti psicopatologici gravi, quali certi tipi di depressione melanconica, è ancora altamente indicato, ecco. Però c'è ancora per le ragioni grossa, per cui si fa, sono completamente diverse a scopo terapeutico, da quello che tu esattamente era scopo punitivo, ecco. E quindi c'è anche degli articoli che sono usciti in questi giorni, ecco, che definivano, c'era il problema della cura dei denti e i denti venivano tolti così non davano più problemi, ecco. Questo era l'approccio, diciamo, contenitivo e di violenza all'interno degli ospedali psichiatrici. In questo, e poi finisco, uomini coraggiosi, tra cui c'è anche una persona a me cara che è nata a Boves, uomini coraggiosi lottarono e riuscirono a abbattere l'istituzione manicomiale. Poi, come dicevi bene tu, tutti i partiti, perché lì c'era stato il problema del referendum dei radicali, quindi non c'era più un vuoto normativo, per cui poi tutti i relatori, tra l'altro poi il democristiano Bruno Orsini, che è poi è stato relatore alla Camera della legge, e poi si è istituita con due articoli importanti dei trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Erano anche previste delle strutture, però il problema è stato questo, che venivano poi questi dispositivi applicativi della 180, che era una legge quadro, dovevano essere fatti dalle regioni. E allora anche lì, luce ed ombre, qualche regione ha fatto questi dispositivi applicativi e noi abbiamo avuto anche, dico, qualcuno, una situazione favorevole di avere queste strutture intermedie. Da altre parti non hanno fatto niente, per cui i pazienti sono stati abbandonati alle famiglie. Alle famiglie che a volte sono state in grado di gestirli, altre volte non sono riuscite. E quindi si è creata una situazione in cui appunto le luci si sono mescolate alle ombre. Certo. Certamente le luci erano... non poteva continuare quella che queste violenze avevamo chiamato istituzione negata, cioè esatto, è una cosa. Esatto.
Allora, noi abbiamo un documento che i telespettatori che ci hanno visti 10 anni fa hanno già visto, ma io credo sia meglio riproporlo. Non è un documento difficile, nel senso che non si vedono delle cose, né crudeli, eccetera. Però si vede, è un filmato in bianco e nero, si vede come si svolgeva la vita all'interno dell'ospedale psichiatrico di Racconigi. Perché lì era situato l'ospedale, era tra l'altro, solo per un dato storico, era un favore alle città che i regnanti facevano di dare loro la sede di un manicomio, perché c'era il castello Racconigi, ma c'era anche la struttura manicomiale, perché era una cosa molto grande dove erano ricoverate centinaia e centinaia di persone, un indotto di lavoro migliaia di persone, perché c'era chi lavorava sia all'interno ma anche fuori, c'erano per esempio tutta una serie di attività commerciali che erano legate a questa cosa, per cui in quel periodo... In certi periodi Racconigi aveva 1500... Ecco, questo era il cioè tra pazienti e operatori, quindi immaginate un po'. Se permettete, prima che di mandare in onda il filmato, volevo chiedere ancora al dottor Risso questo. Siamo arrivati sostanzialmente, abbiamo aperto la trasmissione, il dottor Salvatico, accennando a questo anniversario e anche al consenso che la politica e la società a quel punto, senso abbastanza diffuso in quel momento, avevano dato alla riforma, alla legge Basaglia. Però volevo sapere, nel periodo non troppo distante nel tempo, antecedente quel momento, le perplessità sulla chiusura dei manicomi non erano state poche. Certo. Non è, come dire, stata una strada in discesa, ci fu opposizione, si temeva, assolutamente, per esempio, e questo vorrei che tu dicessi, ci accennassi, che queste persone, tornate fra virgolette in libertà, tu giustamente hai parlato di reclusione più ancora che di assistenza, avrebbero potuto essere pericolose. C'è stato questo momento? Assolutamente, tanto per esempio anche l'università, anche la nostra università era contraria, per esempio come poteri forti, e c'era questo discorso della pericolosità. Io ho detto sempre, anche in altre trasmissioni, anche Luigi e Mario lo sanno, che io sostengo sempre che l'uomo cosiddetto normale commette molti più delitti efferati, quali basta aprire i giornali tutti i giorni, dai femminicidi a situazioni appunto di delitti contro la persona molto gravi, che il paziente psichiatrico che ogni tanto perché il sintomo assume valore di malattia e quindi magari allucinato, delirante, può anche commettere questi reati, però è una percentuale molto bassa. Quindi questo è il mio punto di vista e sono i dati poi della letteratura. Ecco. Se curati bene. Anche. E questo è l'altro particolare. No, perché particolare appunto è un particolare non da poco, perché la chiusura dei manicomi è avvenuta anche grazie all'avvento della psicofarmacoterapia, che ha permesso poi a questi pazienti di avere un rapporto vitale con la realtà. Cioè di poter diminuire certi tipi di sintomatologie, poter rientrare dal punto di vista comportamentale e quindi potersi inserire decisamente meglio nella società. Quindi non è una giustificazione, ma è una spiegazione storica, quella che in questi luoghi venivano inserite le persone che non avevano possibilità addirittura di sopravvivenza qualche volta fuori, perché soggetti che magari in qualche sequenza vedrete nel filmato che tra poco manderemo in onda, vi accorgerete che sono persone che oggi certo vediamo fuori passeggiare e vediamo negli stadi in prima fila, eccetera, ma
non dimentichiamoci che tutto questo è effetto anche di questa legge, ma è effetto, e l'abbiamo detto più volte in questo ciclo, quest'anno di trasmissione, del fatto che la società ha, accetta adesso l'handicap, accetta il diversamente abile, cioè è tutto diverso oggi il tipo di risposta che viene data ad una persona che non è proprio uguale agli altri. Questo in Italia, perché all'estero ci sono ancora gli ospedali psichiatrici. Esatto, ecco, quindi questa è una cosa. Cioè, l'unico paese al mondo dove non ci sono, che l'assistenza, diciamo, territoriale ha sostituito appunto la parte ospedaliera, ecco. Per cui all'estero io li ho visti terribili, anche in America, ricordo sempre, forse l'ho anche detto, che per esempio in America, a Washington, erano tutta gente di colore, tutta gente di colore, poi infatti sono stato stupito. Tipo il film che hai citato tu, Qualcuno volò sul nido del cucco, io ho visto quella scena lì, tutti questi ragazzi di colore che erano internati al San Marino della Pietalia, nella periferia di Washington. Ecco, diciamo che anche in altre nazioni europee persistono, certo, situazioni di, diciamo, di istituzione per cronici, diciamo così, e forse c'è quello che ci aspettavamo ci fosse anche qui, perché era previsto una di quelle strutture intermedie, poteva essere una struttura, correggimi se sbaglio, dove si potesse avere una degenza un pochino più programmabile, che potesse durare magari il necessario, ma che non fosse definitiva. Per la vita, ecco. Certo. Quindi, ecco, forse è quello che ancora oggi manca un po', ma ne parleremo più avanti, questo. Adesso vediamo come eravamo. Qui è un filmato, chiediamo a Mariano di mandarlo in onda e lo commentiamo perché non c'era l'audio. È un filmato in bianco e nero degli anni. Ecco, vediamo qui intervenite pure, la scritta, e questo è l'interno. Guardate una città nella città. Ecco, vedete, là c'è il castello e arriva l'interno, il viale, i padiglioni. Sì, uno di questi padiglioni che si chiama Chiarugi Morselli, che non è intitolato al giocatore di calcio, naturalmente, lo dico perché talvolta qualcuno fa questa battuta, è pericolante attualmente, cioè dall'abbandono dell'ospedale psichiatrico di Racconigi sono trascorsi diversi anni, c'è stata scarsa manutenzione. Queste erano le camerate. E uno dei padiglioni, appunto il Chiarugi, è pericolante e ora ci sono, la cosa più probabile è che sarà abbattuto. Ecco, queste erano le attività delle donne ricoverate, questo era il loro abbigliamento, qui stavano pulendo della verdura, della frutta, questi erano gli uomini che trascorrevano molto tempo seduti. Quando uscivano, una specie di ora d'aria, li vedete camminare. Erano dei reclusi. Sembra di essere un carcere. Un carcere. Parco. Sì. Ecco, le vedete qui, ragazze, le suore. C'erano questi porticati dove venivano sedute al sole. Vedete, sono persone di una certa età qui. E passavano 40 anni lì dentro. Di pure forte. No, dico, passavano 40 anni. Magari erano lì, questo è un filmato degli anni, fine anni 50, 60, inizio 60, c'erano persone che erano entrate prima della prima guerra mondiale. Sì, probabilmente se non c'erano parenti. Anche minori, Sì, se non c'erano parenti che venissero in qualche modo a chiedere la tua liberazione, era peggio del carcere per certi aspetti, nel senso che probabilmente in carcere, scontata la pena, uno aveva qualche prospettiva di uscirne, qui forse neanche. Certo. Ed è quella bellissima scena del film che hai citato, no? Che c'è il guardiano che dice a Jack Nicholson, che è nella piscina, che non ha capito niente perché qui ci sei in manicomio, non esci.
se vi ricordate. Certo, certo. Non hai capito nulla, qui siamo in manicomio. E di qui, no, non, si di qui non si esce. Francesco, ecco, invece... vedete i più giovani, guardate per esempio questa, alcuni sono bambini, sono bambini, chiaramente bambini. Degli handicappati, cioè sono dei... Sicuramente. Poveri, handicappati, poi c'erano anche i nostri pazienti, penso anche soggetti con appunto disabilità intellettiva, Luigi, certo. Autismo, ecco, sì. Che erano situazioni che finivano, diciamo, se non avevano un'assistenza fuori e tanti non l'avevano. Con Luigi ci siamo occupati in puntate recenti della trasmissione che lui ha ideato, per esempio, di autismo. Io ho l'impressione che ciò che attualmente viene diagnosticato come autismo, lì probabilmente in realtà quando figurati, finivano tutti lì. Finivi lì e non avevi speranze. Figurati, altro che trattamenti, ecco, no? Questi facciamo sono adesso sui disturbi autistici. Vedete camere molto grandi, erano camerate. Pensate anche alla promiscuità, pensate violenze, 60, di ogni tipo, di ogni tipo. Li facevano anche lavorare un po', questo soprattutto nel secondo dopoguerra, quindi dopo gli anni, negli anni 50, giocavano alle bocce, cioè c'era... qui, sì, sì, ma c'è anche la rete. Eh? No, c'è anche la rete. C'è anche la rete. Cioè, sì, sì, dalla bocce però... c'era, e c'è l'infermiere di guardia, col camice. Ma è vero che insieme a coloro, ecco, vedete, che... Vedete le cinture dei pantaloni, guardate le cinture dei pantaloni, non sono cinture. No? Ah, per evitare, per esempio, diciamo, sono... gesti... certo, per venire. Vabbè, qui era nevicata, allora si sta dentro, vedete c'erano già comunque termosifoni, eccetera, si gioca a carte... Questo abbigliamento di questi purilu che erano tipici dell'epoca, ecco, questi erano i passatempi e un po' di dialogo con il gruppo dei medici, con il direttore, quello con gli occhiali, che parla, spiega, interroga. Questo è un filmato degli anni 60, sì. Grosso modo. Io non so chi c'era il direttore. Io ero andato, avevamo fatto un servizio giornalistico in quell'epoca, lì. Eccoci, il filmato credo sia interessante proprio per Molto. Capire, ripeto, lì non c'erano cose crudeli, come hai detto prima, sì. No, però purtroppo avvenivano, così come avveniva questo passaggio dell'elettroshock da uno all'altro senza anestesia in una camerata di 60 persone, immaginate vedere quello del letto vicino che fa un salto per aria, magari si morde la lingua. Pensate sempre, scusami, al film, no? Ecco, per cui a Jack Nicholson è punitivo, certo. Siccome lui aveva osato opporsi, aveva portato alla tutti a fare la gita all'infermiera, no? E lui si becca a scopo punitivo questi elettroshock. Elettroshock, esatto. E poi a un certo punto... non dimentichiamo della lobotomia. Ecco, questa lobotomia di cui... veniva fatta, cioè cosa era? Veniva tolto la parte anteriore dell'encefalo, il lobo frontale, e quindi in pratica il paziente rimaneva in stato vegetativo, come descrive bene sempre il film. Ecco. Vabbè, ci fermiamo qualche minuto e poi riprendiamo. Io vi aspetto, un argomento delicato, ma io credo sia importante riflettere su questi argomenti. Grazie, a tra poco.